Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo a settembre, ormai purtroppo l'estate sta volgendo al termine, l'autunno è alle porte perché comunque nel giro di un paio di settimane ci ritroveremo già verso l'autunno e quindi parliamo di libri, perché se comunque l'autunno arriva, se cominciano le piogge, se comincia ad essere brutto tempo, che cosa possiamo fare in casa? Possiamo leggere. E quindi io oggi vi illustrerò alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Il primo si intitola L'estate dell'incanto di Francesco Carofiglio. È la storia di Miranda che ha 10 anni nel 1939. Con la madre si trasferisce nella casa di campagna del nonno e trascorre un'estate bellissima. E gioca, si riposa, si rilassa, sta nel verde, quindi veramente un'estate stupenda ed è, diciamo, l'ultima estate dell'innocenza perché la guerra è alle porte. Quindi noi in questo libro ritroveremo in realtà una Miranda ultra novantenne che racconta quella sua ultima estate di innocenza di quando aveva 10 anni e lo fa in maniera molto delicata, parlando di sentimenti, parlando di speranze, di sogni, della sua infanzia. Quindi deve essere un libro molto delicato che se è scritto bene sicuramente potrebbe catturare. Cambiamo decisamente genere perché il secondo libro si intitola Il gioco del mai, scritto da Jeffrey Deaver. Questo è un thriller, ci sono delle persone scomparse, bisogna cercare di ritrovarle, bisogna cercare di capire cosa è successo, ma la cosa particolare è che per ognuna di queste persone scomparse ci sono dei messaggi che si rifanno ad un popolare videogioco. Ognuna di queste persone inoltre ha con sé 5 oggetti che può utilizzare per risolvere un rebus e salvarsi la vita. Ovviamente, se il rebus non viene risolto, il pericolo è quello di andare incontro alla morte. Quindi questo è un libro che mi ispira. Voi sapete che comunque a me i thriller piacciono, inutile negarlo, mi piacciono moltissimo perché li considero avvincenti e mi catturano pagina dopo pagina, quindi sicuramente è un tipo di lettura che a me piace. Questo in particolare mi attirava per come è strutturato, il fatto di lasciare alle persone 5 messaggi, 5 oggetti, il rebus da risolvere. Devo dire che la trama mi attrae. Il terzo libro si intitola Gelosia ed è stato scritto da Camilla Bersani. Vengono raccontate tutte le relazioni umane, le complicazioni dell'amore, la gelosia e l'autrice per fare tutto questo racconta la storia di Antonio che praticamente vive un esito imprevisto quando riceve la telefonata della sua ex, quindi questa storia ha un esito che lui non si aspettava, ma è soltanto, da quello che ho capito, un pretesto per parlare poi di relazioni umane, di gelosia, di amore e quindi insomma può essere interessante. Il prossimo libro si intitola Stirpe di navigatori, scritto da Marco Buticchi. È la storia di una coppia, marito e moglie, che hanno il compito di tradurre un antico diario che è stato trovato in un monastero di Lisbona. Cominciano a tradurlo e si rendono conto che apparteneva ad un famoso navigatore. E all'interno di questo diario ci sono un sacco di indizi che porteranno a scoperte particolari e che cattureranno i due traduttori pagina dopo pagina. Io non so questo che tipo di libro potrà essere, nel senso che non so se davvero poi sarà vincente, se ci saranno all'interno delle cose particolari, però mi attirava molto l'idea della traduzione di un antico diario che racconta comunque la storia di un navigatore, quindi si parla di viaggi, ci saranno delle avventure all'interno, non so, ho pensato di segnalarvelo perché magari per gli amanti di libri di questo genere potrebbe essere sicuramente interessante, carino da leggere. Il quinto libro si intitola Una domenica ed è stato scritto da Fabio Geda. Questo è particolare perché si tratta di un uomo di mezza età che ha passato 40 anni della sua vita a costruire ponti, si ritrova vedovo e una domenica si decide, diciamo così, a preparare un pranzo per la sua famiglia. Lo prepara molto con cura, però poi purtroppo sua nipote ha un piccolo incidente e tutto questo fa saltare il pranzo. Quindi lui si ritrova da solo ancora una volta e decide di uscire di casa. Mentre passeggia per strada incontra due persone, una donna e un bambino che sono madre e figlio.
e anche loro da soli, e saranno proprio loro a ritrovarsi poi alla sua tavola. Quindi quel pranzo che lui aveva preparato con tanta cura non va sprecato, perché pranzerà con queste due persone sconosciute, scoprendo un modo nuovo e diverso per essere nonno e padre almeno per un giorno. Questo deve essere un libro profondo, sicuramente un libro particolare. Il sesto libro si intitola La casa degli specchi, scritto da Cristina Caboni. Questo mi attira molto perché io di Cristina Caboni avevo già letto La stanza della tessitrice, che mi è piaciuto moltissimo, e dopo quel libro ho deciso che ne avrei letto altri di questa autrice, e magari comincio proprio da questo. È la storia di Milena, che vive nella villa del nonno, è cresciuta in questa villa, dove ci sono un sacco di specchi, specchi che da sempre la affascinano. Lei li guarda, li sfiora, li tocca, poi un giorno si accorge che dietro uno di questi specchi c'è un gancio, decide di tirare giù il gancio e magicamente si apre una porta per una stanza segreta. Lei entra in questa stanza e vede un sacco di locandine cinematografiche con un nome, quello di sua nonna, che è una persona della quale nessuno ha mai voluto parlare perché anni prima era fuggita in America. Quindi anche suo nonno ovviamente non vuole parlare di questa storia. Lei cercherà di scoprire cosa sia successo veramente a sua nonna, chi era davvero, perché è fuggita, e cerca di fare un po' di indagini e sicuramente anche di portare suo nonno a raccontarle qualcosa. Quindi è un libro questo che sicuramente mi potrebbe piacere, perché lo stile di Cristina Caboni comunque mi era piaciuto e devo dire che mi attira. L'ultimo libro si intitola I Testamenti, scritto da Margaret Atwood. Sicuramente i lettori de Il racconto dell'ancella saranno felicissimi di sapere che in questo libro troveranno tutte le risposte alle loro domande, perché quando si è concluso Il racconto dell'ancella ci sono rimasti tanti dubbi su quello che le sarebbe capitato, quindi ci siamo chiesti cosa sarà successo, come sarà andata a finire. E in questo libro troveremo tutte le risposte. Questi sono i libri che io ho selezionato per il mese di settembre, ma ce ne sono anche tanti altri nelle librerie. Fatemi sapere nei commenti se voi avete intenzione di leggere qualcosa in questo mese, se avete adocchiato qualche libro particolare. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.